Elia ed Eliseo sono una coppia di profeti che Dio stabilisce. Il profeta vero non si inventa da sé la missione di profeta, non è che uno diventa così ispirato per se stesso e dica adesso cambio lavoro e faccio il profeta. Il profeta viene suscitato da Dio, è lo Spirito di Dio che gli parla chiaramente e il profeta non dice quello che pensa. Il profeta dice quello che Dio gli dice, lo riferisce agli altri. E dire queste cose è un'attività veramente molto rischiosa, perché normalmente il profeta viene fatto sorgere dal Signore per guidare il suo popolo e farlo tornare sulla via giusta, perché si sta sbandando ed è in grave pericolo. Dunque la voce profetica è la voce che al tempo stesso è l'amore di Dio per il suo popolo, ma al tempo stesso brucia e rimprovera, perché dice ti stai comportando male, stai camminando in modo zoppo, che vuol dire stai andando per vie traverse, il tuo comportamento morale non va bene, non mi piaci e soprattutto su di te cadranno sorti di rovine se non ti convertirai. Ovvero le conseguenze del tuo comportamento cattivo come popolo, poi c'è la responsabilità dei capi del popolo, porterà delle conseguenze di male, che non è tanto la maledizione di Dio che punisce a suo capriccio, se non fai così e a me non piace, allora io ti punisco, ma è il lasciare l'individuo e la nazione alle conseguenze di male che quelle azioni cattive portano, togliendo la sua protezione. Noi siamo sempre protetti, anche quando non agiamo bene, perché se le forze del male ci aggredissero e avessero potere completo su di noi, saremmo veramente rovinati. Però quando noi andiamo volontariamente contro le leggi di Dio e ci ostiniamo nel peccato, il Signore ci avverte con l'azione, la parola del profeta, e dice torna sulla retta via, altrimenti ci saranno conseguenze molto brutte, ovvero toglierò la mia protezione da te perché non te la meriti, ti lascio in mano ai tuoi nemici e faranno di te questo, questo, questo e questo. Di Gerusalemme lo dice, piangendo su Gerusalemme dalla collina, dal monte degli ulivi, dice quante volte come una gallina, una chioccia, no, richiami i pulcini sotto le ali, ti ho richiamato eppure tu non hai voluto, verranno tempi in cui i tuoi nemici ti circonderanno, ti cingeranno d'assedio e verrai distrutta. E così è avvenuto nel 70 dopo Cristo per mano di Tito. Ma questo fatto di lasciare alle nostre conseguenze a un tempo è punizione, ma al tempo è guarigione per farci capire che senza Dio noi siamo in balia di forze che sono tragicamente più forti e distruttive su di noi. E dunque noi non riusciamo a comprendere quanto il male che facciamo giorno dopo giorno accumuli su di noi queste conseguenze nefaste. Non sappiamo quanta rovina ci stiamo procurando. Una delle espressioni antiche è stai accumulando carboni ardenti sopra la tua testa, sopra il tuo capo. La storia di Elia e di Eliseo è una storia particolare, perché Elia è il grande profeta, è il modello di tutti i profeti in qualche modo, prefigura il Giovanni Battista che deve indicare il Messia, perché tutta quanta la storia di Israele tende a questa manifestazione di Dio nel suo figlio che si fa uomo, e i profeti dunque preannunciano lui e al tempo stesso lo prefigurano nella loro vita. Elia è il grande campione solitario in un mondo, il popolo di Dio, che non crede più e i cui capi sono corrotti, e lui diventa il baluardo della fede, ma non ascoltato da nessuno. E ci sono segni di potenza anche così terribili, perché c'è questa lotta, i profeti di Baal, e lui li passa a fil di spada, cioè da solo. E questo punto di riferimento di Elia ha questo contrasto. Ne basta uno, il campione di Dio, per tenere testa a tutti. Ma la finalità di Dio non è quello di schiacciare i suoi nemici, potrebbe farlo in un secondo, no?
è di far capire al cuore degli uomini che devono passare dalla parte del Signore per entrare nei sentieri che li portano alla vita, cioè uscire dalle regioni di male, un male sulla terra che porterà a mali peggiori per la vita eterna, per farli entrare nelle regioni della vita. Gliene basta uno per tenere testa a tutti, ma lo fa sempre attraverso un uomo. E prefigura questo il Messia che da solo è l'unico a essere fedele a Dio, insieme alla madre Maria, che ha il cuore immacolato, come è immacolato il cuore del Cristo. Nella vicenda del Libro dei Re di quest'oggi c'è il momento della fine di Elia e Eliseo è il suo continuatore perché il Signore gli aveva detto vai a Damasco, eccetera, e ungi come profeta tuo successore Eliseo. Stanno insieme per un tempo, poi Eliseo prende il posto di Elia. C'è dunque una continuità. E Elia non muore. C'è questo bel mistero, ma è un modo favoloso, un modo strepitoso, perché ci sono tutti quanti i discepoli che stanno a parte, poi rimangono a certa distanza, perché Elia sapeva esattamente che era giunto quel momento e manda via tutti, Eliseo gli sta alle calcagne, Eliseo insiste, dice io non ti lascio, non vuole separarsi da lui. Ed Elia cerca quasi, no, come allontanare un ragazzino impertinente, ma Eliseo dice tu sei come mio padre. E allora c'è questa promessa, se riuscirai a stare fino al momento in cui dovrò partire da questa terra, avrai questa ricompensa. E lui dice, io voglio da te 2/3 del tuo spirito. È un'affermazione molto difficile da capire. E tutto quanto avviene sotto gli occhi di Eliseo, che riesce a resistere, a stare sveglio e attento, e c'è questo turbine di fuoco, carro di fuoco, che rapisce Elia e lui gli urla dietro, dice, cocchio di Israele, no? Padre mio, e gli lascia il mantello che gli cade e a questo punto Elia è rapito in cielo, guardate bene, non muore, viene proprio sottratto al cielo, c'è una, come una assunzione al cielo come l'ha avuto il Cristo nel corpo risorto e la Madonna, e ha questo mantello e con quel mantello, che è il mantello del profeta, fa le stesse cose che fa Elia, quindi ha il segno che ha ricevuto 2/3 del suo spirito. E che cosa fa? Quando passa il Giordano, Elia scinde, divide il Giordano e passa l'asciutto, ripetendo quello che era stato fatto al tempo del passaggio del Mar Rosso, e quando entra nella terra promessa con Giosuè avviene lo stesso miracolo, viene Giosuè ferma le acque e il popolo passa all'asciutto il fiume Giordano dall'altra parte. Allora lui prende questo mantello, lo arrotola, batte sull'acqua, l'acqua si ferma, quindi si forma come un muro da una parte, dall'altra scorre via e ritorna l'antico segno. Ha ricevuto tutta l'eredità spirituale, quella che aveva chiesto, che non sta nel mantello, il mantello è solamente il tramite, come una reliquia. La potenza di Dio continua dunque dal profeta prescelto al secondo profeta che Dio aveva prescelto, però con questa fedeltà che Eliseo ha nei confronti di Elia. E che cos'è questo potere? Che cosa significa questo passare a piedi asciutti sull'asciutto il fiume Giordano, o che ricorda il Mar Rosso? È il segno grande della salvezza di Israele, perché quando passò il Mar Rosso un popolo intero e si chiuse sul faraone e il suo esercito che lo inseguiva, è il segno del passaggio dalla schiavitù alla libertà, la liberazione dalle forze del male per vivere nella libertà e nella vita, e l'introduzione nella terra promessa. Inizia il cammino per entrare nella terra promessa. E non a caso con Giosuè di nuovo c'è la separazione dell'acqua,
delle acque del fiume Giordano, che è quello che segna il passaggio in quello che è anche attualmente la terra di Israele. Il passaggio dell'acqua senza morire, o meglio, un passaggio di morte e di vita al tempo stesso, solo di morte dall'altro, è il segno del nostro battesimo. Quando noi facciamo il battesimo, i riti del battesimo, e li ricordiamo soprattutto nella grande veglia di Pasqua, noi ricordiamo questo fatto, che passiamo l'acqua, che è il segno della morte, cioè l'immersione nell'acqua, e usciamo nella vita. Muore in noi il peccato e passa solamente la parte buona. Nel fatto antico materiale il peccato viene rappresentato dalle forze del male, degli egiziani che volevano uccidere, questi rimangono sepolti nell'acqua e muoiono. Passa solamente il popolo di Israele perché segue Dio. Così anche per noi il battesimo, e quello che avviene dunque anche con Eliseo, è la parte buona nostra di quello spirito che noi riceviamo da Cristo, che è tutto lo spirito di Cristo, con il battesimo, e poi perfezionato con la cresima, la confermazione. Noi passiamo in questa vita lasciando qua le cose cattive nostre, così che ci sarà un passaggio definitivo, che è il passaggio da questa terra al cielo, come quello di Elia, ma questo avverrà solo dopo che gradualmente tutte le parti peggiori di noi sono rimaste qua e rimane la parte, il fiorfiore della farina, noi diremo, la parte migliore di noi, che è quella che segue lo Spirito di Cristo, cioè la nostra volontà si appropria dello Spirito di Cristo ed entra nella terra promessa. Il profeta Elia ed Eliseo, con questi segni materiali, danno un'indicazione chiara di quello che sarà la pienezza con il Cristo. Anche lui va a farsi battezzare nel Giordano, se vi ricordate, prima della sua missione, come inizio della sua missione, che cosa fa? Non deve purificare il proprio peccato, purifica i peccati degli uomini che lui prende su di sé come se fossero propri, si immerge nel Giordano completamente, come il popolo di Israele che passa il Mar Rosso, torna fuori vivo, il peccato rimane lì. Lui lo fa simbolicamente e praticamente nello spirito, dicendo: prendo su di me tutti i peccati degli uomini e io col mio cuore, la mia volontà pura, lascio qui il male e continuo con il bene. Quindi voi che vi associate al mio spirito e ricevete il mio spirito, siete chiamati a lasciare qui il male, e in quella passione io l'ho pagata per voi, per entrare con me purificati oltre il fiume, oltre il mare. Fiume, mare significa la morte, per entrare nella vita. Questo è il significato di Elia e di Eliseo, che anticipa diverse centinaia d'anni quello che Cristo invece farà, e che quello che noi abbiamo ottenuto col battesimo e che rinnoviamo continuamente quando rinnoviamo le promesse battesimali, e siamo nutriti continuamente dal Cristo, dallo Spirito di Cristo mediante l'Eucaristia. Se Eliseo dice: voglio due terzi del tuo spirito, noi con l'Eucaristia, facendo la comunione, riceviamo tutto lo Spirito di Cristo, che in noi permea nella misura in cui noi depuriamo. È come dire, se ho un vaso pieno di cose impure, lo Spirito di Dio può entrare, ma poco. Se poi sono peccati, non entra, perché non vuole mischiarsi. Quanto più noi togliamo del nostro io, delle nostre scorie, i nostri attaccamenti, le nostre bassezze umane, così, tanto più svuotiamo noi stessi del nostro ego, del nostro io, tanto più lo Spirito di Cristo entra e tanto più noi camminiamo nella santità fino al passo finale. È quello che hanno fatto i nostri santi, noi abbiamo i nostri santi patroni. E quello che noi dobbiamo fare dunque è camminare con questo Spirito ricevuto da Cristo, per essere trovati santi e immacolati il giorno giusto al suo cospetto. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.